Ciao a tutti, come state? Io tutto bene, sono tornata finalmente con un nuovo video. Scusatemi innanzitutto se settimana scorsa sono mancata, però come la maggior parte di voi sa, ho partorito il 30 e non sono proprio riuscita a registrare e a montare un video per domenica. E quindi ho aspettato un attimino per registrare questo, così che mi riprendevo un pochino, prendevo un attimo anche i ritmi, anche se sono passati pochissimi giorni, però riuscivo a registrarvi questo video un pochettino meglio. Infatti adesso c'è Tiago insieme a mia mamma, che sono andati a comprare i pannolini, sono andati a farsi un giro. Ho una ciglia che sta andando per i fatti suoi. A proposito di questo, sono proprio nelle peggiori condizioni, diciamo. Stanotte non abbiamo proprio chiuso occhio. Tiago comunque è molto molto piccolo, ha solo una settimana di vita, quindi è normale che magari non abbia ancora preso i suoi ritmi, sia un po' così. E quindi niente, io mi devo adeguare al suo stile di vita e dovrei dormire di giorno, però di giorno ho troppe cose da fare, quindi non dormo mai. Le mie condizioni infatti ne risentono, sono stanchissima, ho le ciglia da rifare, sono struccata, ho gli ormoni in palla, però fa niente, lasciate stare questa parentesi e proseguiamo con il video. Oggi vi porto un video che mi avete veramente stra richiesto in tantissimi, e appunto è il video del mio parto dove vi racconto la mia esperienza. E non vedevo l'ora di portarvelo, anche se comunque specifico per qualsiasi donna incinta che stia guardando questo video che ogni parto è totalmente a sé, ogni parto va a modo suo. Non prendete la mia esperienza come esempio, non vi preoccupate, andrà tutto bene, però il mio parto appunto non può essere un esempio per il vostro, ecco. Quindi chiusa questa parentesi, possiamo cominciare. Parte tutto il 26 agosto, perché il 26 agosto era la data presunta del parto, quindi io avrei dovuto partorire quel giorno, erano passati effettivamente 9 mesi, però io ero proprio tranquilla, non avevo contrazioni, non sentivo dolori, non avevo assolutamente nulla. Però avevo una visita che dovevo fare in ospedale quel giorno e quindi mi reco con mia mamma in ospedale. Mi dicono che fondamentalmente potevo tranquillamente tornarmene a casa perché io ero dilatata di 2 cm, potevo star dilatata ancora per una settimana di 2 cm, e mi dicono: torna a casa, può darsi che partorisci in questi giorni, come può darsi che no. Io comunque ti do un ultimatum, che è il 5 settembre, se tu entro il 5 settembre non partorisci, vieni in ospedale e ti facciamo un'induzione. Torno a casa con la speranza di partorire in quei giorni, quindi magari il giorno dopo ancora, ma nulla, non avevo contrazioni, non avevo dolori, non avevo nulla. Ho vissuto la mia vita completamente tranquilla per 4 giorni, 26, 27, 28 e 29, finché non arriva il 30. Avevo perso tutte le speranze e avevo detto: vabbè, ormai dobbiamo arrivare al 5 settembre dove me lo inducono praticamente, o comunque mi fanno il cesareo, ma questo bambino non vuole uscire. Nel frattempo avevo i miei DM completamente pieni di gente che mi chiedeva: Sofia, hai partorito? Sofia, hai partorito? Sofia, non posti da 10 minuti? Hai partorito? Tutto il tempo così. E per me era demoralizzante perché dicevo: no, non ho partorito, però dovevo aggiornarvi ogni 5 secondi perché sennò tutti pensavate che io avessi partorito. Il 30 sale Corinne a Milano e mi chiede di vederci e mi dice se volevamo andare a cena insieme, e io gli dico assolutamente di sì, che tanto ero molto tranquilla, non avevo nulla da fare e soprattutto non avevo dolori, non avevo niente, quindi potevamo tranquillamente andare a cena. Scherziamo su WhatsApp di questa cosa e diciamo: immaginati se mi si rompono le acque stasera mentre sono a cena con te, vi lascio qua la chat. E lei mi fa: no, ma vai, io non ho la macchina, come facciamo? Io gli faccio: ma chiamo mia mamma, così, ma non penso proprio, cioè nel senso, comunque dubitavo fortemente mi si rompessero le acque quella sera perché, vi ripeto, avevo veramente perso le speranze. La sera andiamo a cena, ceno tranquillissima, ci andiamo a prendere un gelato. Io torno a casa, tra l'altro in quei giorni stavo a casa di mia mamma perché appunto poteva succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, e quindi sono stata in quei giorni a casa di mia mamma. Mi ricordo che appena sono entrata in casa mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: niente? Non si smuove nulla? Non hai dolori? E io: zero mamma, assolutamente niente, vado a dormire. E lei mi fa: peccato, andiamo a dormire. Era verso mezzanotte, sono andata a dormire, sono crollata nel sonno. Ma dopo 4 ore mi sveglio con dei dolori terribili, con dei dolori che ho detto: caspiterina, questi sono dolori forti. Però comunque ero veramente in dormiveglia, quindi ho detto: boh, chissà, saranno dolori, sì, saranno contrazioni, ma se non sono regolari fa niente, perché comunque mi era capitato di avere questi dolorini. Però se non sono regolari ogni tot minuti,
fondamentalmente non sono nulla, semplicemente è l'utero che si sta preparando, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, non bisogna andare in ospedale, non bisogna allarmarsi né nulla. Comincio ad averli e quindi nella mia testa erano irregolari e quindi cerco di dormire il più possibile. Dopo un po' cominciano a diventare sempre più forti e io dico, ma sì, proviamo a registrarle per vedere se sono vicine e se sono appunto regolari. Prendo la mia applicazione Gravidanza Plus, comincio con il contatore delle contrazioni e vedo che le mie contrazioni erano ogni 4 minuti, erano sempre più forti, quindi dopo una serie di contrazioni, adesso non ricordo quante, però regolari di 4 minuti, ogni 4 minuti decido di andare da mia mamma, svegliarla e dirle, mamma, ho le contrazioni regolari. Mia mamma mi guarda e mi fa, andiamo. Siamo vestite, ci siamo messe le scarpe e siamo andate subito in ospedale. Io avevo le contrazioni, quindi ero un po' così, però ero abbastanza tranquilla. Da qui comincio il mio vlog, che però non ho mai terminato perché in quei momenti è stato un po' proprio complicato. Tra l'altro non volevo utilizzare la telecamera, quindi ho utilizzato il telefono. Ho fatto pochi video, però ve li metto comunque, vi metto degli spezzoni. Siamo arrivati davanti all'ospedale, io avevo queste valigie che sembrava che stesse andando a fare un campeggio. Sono le 4:38 e io sono davanti all'ospedale. Questo perché... ho avuto delle contrazioni fortissime, ravvicinate. Poi ho avuto delle perdite di sangue molto abbondanti. Stiamo andando. I profughi. E, ora rido, ma non so cosa mi aspetta, quindi perché rido non lo so. Non mi si sono ancora rotte le acque. Stavo male, però non malissimo, ecco. Quindi entriamo e dico che avevo le contrazioni regolari, che volevo essere visitata e mi lasciano seduta ad aspettare perché appunto non ero l'unica e nel frattempo c'erano un sacco di donne che quella sera stavano partorendo ed erano le 4 del mattino. Io aspetto, 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 nel frattempo cercavo di respirare evitando questi dolori forti delle contrazioni. C'erano alcune donne che proprio arrivavano in pronto soccorso e cominciavano a dire devo spingere, sto per partorire, così. Io le guardavo e dicevo, caspita. Finalmente, dopo che avevano visitato tutte le donne appunto più urgenti, visitano anche me, controllano le mie perdite, guardano la mia dilatazione, era di 3 cm ed era veramente poco al momento per partorire, appunto comunque per ricoverarmi, e quindi mi mandano direttamente a fare un tracciato che monitorava appunto le mie contrazioni. Mi hanno portata in questa stanza. Stanno facendo il tracciato. E lì ho appena sentito una donna partorire. È stata un'esperienza strana. Mi hanno mandato a fare un tracciato vicino alle sale parto. Io sentivo le donne urlare e spingere che stavano per partorire e ero veramente traumatizzata. Nel frattempo scrivevo a mia madre e dicevo, mamma, oddio, ma come urlano? E avevo l'ansia perché comunque sapevo che avrei partorito in quei giorni, non mi aspettavo quel giorno, però comunque ci sarei dovuta passare anch'io ed ero un po' traumatizzata. Faccio questo tracciato, mi dicono che però le contrazioni sono ancora molto lontane per ricoverarmi o comunque per partorire da lì a poco e quindi mi rimandano giù. Mi fanno un'altra visita, mi dicono che mi sono dilatata di 1 cm, quindi ero un totale di 4. E quindi ero pronta per il ricovero, se volevo, ma che non avrei partorito da lì a poco. E io, affranta, dico, quindi cosa devo fare? E loro mi dicono, guarda, se vuoi rimanere qua, noi ti lasciamo qui, però può darsi che tu partorisci stasera alle 9 di sera e quindi ti vivi tutta questa giornata in panico, in ansia, qui in ospedale, può essere veramente brutto. Ti consigliamo di andare a casa, farti una doccia calda e poi tornare qui stasera. Io dico, va bene, che cosa devo fare? Torniamo a casa. Allora, molto triste, prendo le mie cose e torno a casa. Le contrazioni le ho ancora e le avrò tutta la giornata, però non sono regolari
sono molto forti, ma non sono regolari. Quando ne avrò 3 in 10 minuti o romperò il sacco, tornerò. Quindi penso stasera. Era per non farmi tutta la giornata in sala parto ad aspettare. Mi metto un attimo a dormire perché ero veramente stanchissima. Ero stata in ospedale 4 ore, dalle 4 fino alle 8. Non vedevo l'ora di dormire, soltanto che era molto molto complicato perché avevo questi dolori che per me erano fortissimi. E quindi decido di fare una doccia calda, che è stata veramente la svolta. Infatti se siete in travaglio o comunque se ci state per entrare e avete questi dolori di contrazioni, fatevi una doccia bollente, vi assicuro che sarà la svolta. Mi mettevo l'acqua dove mi faceva male, io avevo malissimo nel basso della schiena dove ci sono i reni, e mi ha rilassato tantissimo. Quindi ho fatto questa doccia, poi mi sono messa un attimo a dormire. A un certo punto vado in bagno e sento che dovevo spingere, tra virgolette. Però ho detto, boh, magari, non lo so, è normale, saranno le contrazioni, non lo so. Adesso scusate, questa parte può fare un po' schifo secondo me. Tocco lì sotto e sento un corpo estraneo. Sento qualcosa che non era mio. Chiamo mia mamma che stava dormendo e le dico, mamma, ma se io tocco qua sotto, sento qualcosa. E lei mi fa, Sofia, ma siamo appena tornate dall'ospedale, se ti hanno detto che non ti devono ricoverare adesso, non ti devono ricoverare adesso. Se non hai le contrazioni ravvicinate vuol dire che non devi andare ora in ospedale, smettila. E io le ho detto, ok, quindi cosa faccio? E fa, ti hanno detto che devi tornare in ospedale soltanto quando hai le contrazioni molto ravvicinate, tipo ogni 2-3 minuti, oppure quando rompi le acque. Ce le hai? Hai rotto le acque? E io, no. E lei mi fa, allora torna a dormire. Ero abbastanza tranquilla perché fondamentalmente era vero, non avevo rotto le acque, non avevo le contrazioni in 2 minuti e quindi me ne torno a dormire. Torno a dormire ancora per un'oretta e poi non ce la facevo più. Tremavo dal dolore, sono andata in bagno di nuovo e io continuavo a sentire questo bisogno di spingere. E richiamo mia madre e dico, mamma, non ce la faccio, dobbiamo andare in ospedale. Mi faccio una foto lì sotto e mi rendo conto che c'era qualcosa che stava uscendo realmente. Panico! Mia madre ha visto questa foto, gli si sono spalancati gli occhi, mi ha detto, quella è la testa, sta uscendo il bambino. Io lo guardo e faccio, in che senso? Ci siamo messe le scarpe, il compagno di mia madre ci ha accompagnato in macchina volando in ospedale. Sono arrivata davanti alla porticina, ho girato il telefono, ho fatto vedere la foto e ho detto, sto malissimo. Questa signora mi guarda e mi fa, oh mio Dio, ho chiamato una barella. Mi vanno a fare una visita velocissima e mi dicono, stai tranquilla, non è la testa. Ho tirato un sospirone di sollievo perché, ok, stavo malissimo, però almeno sapevo che non mi stava uscendo un bambino da un momento all'altro. Fate conto che come orario in quel momento erano le 10:30. Fanno questa visita e mi dicono, ti sei dilatata di 9 centimetri. Però non ti preoccupare, quello è il sacco perché non hai ancora rotto le acque e quindi non è la testa. Però ti dobbiamo ricoverare immediatamente. E io faccio, ok. Mi portano subito in sala parto e ripeto, ero da sola perché mia mamma era giù, che doveva aspettare che gli facessero il tampone. Comincio a dire che non ce la facevo, che stavo malissimo, che avevo bisogno di mia mamma, che volevo spingere, che non ce la facevo più. Mi lamentavo fondamentalmente e basta. Passavo tutto il tempo a lamentarmi. Avevo però vicino delle infermiere e delle ostetriche veramente che erano degli angeli. E mi hanno tranquillizzata, mi cercavano di far stare il più tranquilla possibile e nel frattempo io parlavo con mia mamma e chiedevo quanto ci avrebbe messo ancora per fare questo tampone. Dopo mezz'ora finalmente sale e io urlavo dal dolore perché sentivo che dovevo spingere, ma questo bambino in realtà non doveva uscire in quel momento. Mi rompono le acque o comunque fanno fuori uscire questo sacco, che appunto era la cosa che sentivo io, e da lì mi cominciano a dire di vocalizzare le mie contrazioni, quindi ogni volta che avevo una contrazione magari di emettere dei versi, se si può dire così, però che mi aiutavano in quel momento. Avevo questo monitoraggio sulla pancia, che per chi è incinta lo sa, però non tutti lo sanno, sono tipo 2 dischi che monitorano le contrazioni e un altro monitora il battito del feto, credo. Erano fastidiosissimi perché sono messi sulla pancia con un elastico, però volevo strapparmeli in quel momento. Inoltre io ero girata di lato ed era l'unica posizione in cui non sentivo un dolore troppo 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 forte. Però mi dicevano che non potevo stare in quella posizione perché a Tiago quella posizione non piaceva e non andava bene.
Quindi mi chiedono di mettermi tipo a cavalcioni. Ho provato a mettermi in quella posizione per 2 volte, ho detto non ci proverò mai più, stavo troppo male, sentivo troppo il dolore e ho detto no, sentite, va bene tutto ma io non ci sto. E quindi mi sono rimessa così e da lì ho detto sentite, 2 cose devo fare, la pipì o spingere. La signora mi guarda e mi dice vuoi che ti accompagni a far pipì? E io sì. Guarda lì, poi mi guarda in faccia e mi dice no, devi spingere. E io ok. E vi giuro che da lì sono iniziate le mie spinte, che sono durate 1 oretta, dalle 11 più o meno fino a 12:06, appunto, quando è nato Tiago. Io avevo mia mamma di fianco che era poverina in panico perché mi vedeva così, io stavo male, però mi aggrappavo a lei e spingevo a ogni contrazione, spingevo e continuavo a dire non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Non so per quale motivo continuasse a dirlo, anche se ce la stavo facendo in realtà. E a un certo punto mi dicono ti dobbiamo tagliare. In quel momento tra tutti i dolori non ho sentito nemmeno il dolore del taglio, anche perché in teoria mi hanno fatto tipo l'anestesia. Non so se effettivamente abbia fatto effetto, ma tanto non mi cambiava molto. Ho spinto ancora per un po' e finalmente alle 12:06 è uscita la testa e poi il corpicino di Tiago. Me lo dicevano anche prima che io partorissi e non ci ho mai creduto. Quando vedete vostro figlio vi passano tutti i dolori. Cioè, non so come spiegarvelo, non è tanto per un fatto sentimentale che magari lo vedete, siete innamorate, vi passano i dolori, è proprio, cioè così, è appena voi partorite non sentite più i dolori, non avete più, non vi ricordate neanche più di aver partorito, cioè, non so per quale motivo onestamente, però appena il bambino esce vi dimenticate tutti i dolori che avete appena subito fino al secondo prima. E quindi io ho detto, oh wow! Non ho versato una lacrima, non ho pianto in quel momento perché ero scioccata, ve lo assicuro. Poi ho avuto i miei momenti di pianto, di disperazione, di felicità, di qualsiasi cosa, ma in quel momento ero veramente tipo mezzo sotto shock, non sapevo cosa stesse succedendo, ero molto stranita. E appena nasce me lo mettono sul petto ancora con il cordone ombelicale attaccato e me lo lasciano sul petto per 2 ore. È stato bellissimo perché eravamo cuore a cuore, lui ovviamente era completamente nudo perché era appena uscito da me appunto e nulla, in quel momento cominciano a ricucirmi, quindi a mettermi i punti, non mi hanno voluto dire quanti punti mi hanno messo per non spaventarmi penso, però vabbè non mi importava in quel momento. Ciao amici, partorito alle 12:06, sto morendo. Sono stanca, però qui c'è la testina. Sono stanca e bruttissima tra l'altro. Mamma che brutta che sono. Davvero. È terribile. Adesso morirò di sonno, ragazzi. E dopo un pochino mia mamma taglia il cordone ombelicale. Io mi metto seduta, vado in bagno per la prima volta, metto seduta, che è stato lì un pochino doloroso appunto per i punti. Anche camminare è stato molto strano perché comunque sentivo un vuoto totale nella pancia perché dopo 9 mesi appunto non avevo nulla. Camminare è stato un attimino complicato per quel giorno e anche per il giorno dopo, però sono andata a fare la visita di Tiago per vedere se stesse bene, l'hanno pulito, l'hanno vestito e era troppo troppo carino per appena nato e io mi sentivo anche abbastanza in forma. Sono data una sistemata e poi ho vissuto quella giornata cercando di riposarmi il più possibile perché ero veramente veramente stanca. Fortunatamente Tiago è stato bravissimo, mia mamma è stata veramente il mio angelo custode. Non penso che ce l'avrei proprio fatta senza di lei, quindi non la ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto per me e per noi. E è stata con me tutti 2 giorni in cui io sono stata in ospedale. Io poi vabbè il giorno dopo vi ho annunciato la nascita perché quel giorno proprio non me la sentivo. La mia mamma appunto mi è stata vicino, mi ha aiutato, ogni cosa che facevo mi seguiva, mi dava dritte o comunque mi aiutava, se io volevo dormire me lo teneva in braccio, era veramente un angelo. Poi i giorni a seguire sono stati abbastanza tranquilli o comunque io mi sto piano piano riprendendo, soprattutto dai punti che sono la cosa un pochino più dolorosa. Diciamo che ci stiamo riprendendo piano piano, Tiago ancora deve prendere i suoi ritmi,
Ed è giusto così, se è ancora piccolino, però non mi posso assolutamente lamentare. Io vi ripeto che ogni parto è totalmente a sé, non prendete la mia esperienza come un esempio. Io ho vissuto questa esperienza in modo molto bello, anche se avevo molta paura del parto negli ultimi istanti, nel senso che io ho sempre detto di non aver paura del parto, che non mi spaventava perché fondamentalmente era una cosa naturale, eccetera eccetera. Ma nel momento in cui ho realizzato che dovevo partorire, lì sì, mi è venuta paura, anche perché io avevo chiesto l'epidurale, tra l'altro, non ve l'avevo detto, ma non me la potevano fare perché ero troppo in ritardo, stavo partorendo proprio in quei minuti lì e quindi mi avevano detto no, non puoi farla l'epidurale. Io ho detto ok, caspita. È stato un parto veloce, fortunatamente, anche se è stato un po' appunto difficile, perché le ostetriche mi hanno detto di solito i parti più lunghi sono meglio, tra virgolette ovviamente, perché il tuo corpo e anche il bambino si abituano meglio alla situazione se passa più tempo. Nel caso in cui è tutto concentrato, tutto molto veloce e tutto subito, è un po' traumatico per entrambi, è un po' difficile. Infatti anche quando io stavo spingendo mi continuavano a dire di cambiare posizione perché a Tiago non piaceva, quindi io stavo male, non capivo come dovevo mettermi, ero ansiosa in quei momenti, però fortunatamente alla fine è andato tutto bene. Sono molto contenta del mio parto, mi sto riprendendo piano piano, ripeto, e quindi nulla. Nei prossimi giorni magari vi lascio anche un box delle domande, così mi potete fare un po' tutte le domande del caso che volete voi e cercherò di rispondervi. Vi lascio poi i miei social alla fine del video, così potete andare a seguirmi o a farmi le domande che volete. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, non so se riuscirò a portarvene uno domenica prossima, lo spero tantissimo e spero di averne il tempo per farlo. E nulla, vi farò però sapere, vi aggiornerò, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete partorito anche voi, qual è stata la vostra esperienza, ci vediamo nei commenti. Vi mando un bacione.